Amarezza ancora tanta, come è logico che sia, ma aver ritrovato il bandolo della matassa di un gioco scomparso ad Imola fa essere il bicchiere meno vuoto di quanto si potrebbe pensare. Non c'è altro modo per il Teramo di assimilare la seconda battuta d'arresto consecutiva, stavolta contro un Siena che non vinceva da tantissimo tempo. La buona prestazione e la sensazione che i tre punti potessero prendere la strada dell'Abruzzo rimane ancora forte. E sicuramente abbiamo avuto tante occasioni, diciamo che abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio e il tiro in porta, quello lì è stato il colmo, diciamo. Però in confronto all'ultima partita di Imola la squadra ha giocato bene, ha fatto vedere quello che siamo noi. Davanti qualche novità ha dato discrete risposte, l'esordio di Cisco dal primo minuto ad esempio, il gol di D'Andrea, primo con la maglia biancorossa, che ha permesso a Bernardotto al momento dell'ingresso di spostarsi sulla corsia mancina. Per me vuol dire tanto, sono contento del gol, non del risultato finale. Il mister mi ha dato fiducia, mi sono inserito nei schemi, nelle cose che il mister chiede, non è stato facile perché ne sono tante. E niente, sono veramente contento del gol e spero che ne possano arrivare altri con vittoria. Ma davanti qualcosa a stretto giro il Teramo è intenzionato a farlo, perché un centravanti al 31 gennaio non è arrivato e la società sta scandagliando il mercato dei senza contratto. Davanti è chiaro che già lo hanno espresso loro la volontà di andare alla ricerca di qualcosa per completare un po' il mosaico che hanno fatto sul mercato, e vediamo se ci sarà l'opportunità di poter intervenire, perché è chiaro che non dobbiamo prendere per prendere, ma devono essere giocatori che, siccome mancano due mesi poco più al termine del campionato, devono essere anche giocatori che debbano essere funzionali, ma soprattutto devono essere allenati e non fermi completamente da chissà quanto tempo, perché sennò servirebbero poco. Anche dietro, dove c'è l'incognita Bellucci. No, è chiaro che dobbiamo ancora attendere un po' la valutazione di Bellucci, perché ancora non sappiamo se è da operare o meno. Quindi è chiaro che se c'è l'intervento chirurgico la stagione è praticamente finita. Se dovesse bastare una terapia conservativa e dovesse mancare per 15-20 giorni, allora potremmo decidere anche di fare qualcosa di diverso. Chiaro che l'assenza di Bellucci numericamente ci mette in difficoltà se dovesse mancare. Domenica torna a disposizione Forgione dopo la squalifica, probabile qualche rotazione per via dei tre impegni, anche se adesso tempo per i calcoli ce n'è sempre meno.